18-21 febbraio 2010 siamo a Milano alla BIT, la Fiera Internazionale del Turismo. Ci siamo ormai da 5 anni, devo dire, per tentare di capire, di comprendere come si muovono gli attori principali della nostra regione per far diventare un sogno atteso troppo a lungo una realtà concreta. Certo, qualche passo in avanti la nostra regione negli ultimi anni l'ha fatto, ma tante sono ancora le criticità. E allora vi porterò all'interno della fiera per farvi conoscere chi sono gli attori principali, dal governatore della regione ai dirigenti del settore del turismo, dai rappresentanti delle 5 province calabresi fino ad arrivare alle singole città e poi gli aeroporti, oltre che i consorzi, i parchi. Insomma, sono tanti i soggetti che in Calabria hanno un ruolo fondamentale nel determinare il turismo e il sistema turistico. Cercheremo in questi giorni di capire come sono arrivati qui, con quali proposte, con quali modalità e quindi cosa ci possiamo attendere dalla stagione prossima che arriverà. Ci muoveremo poi in questi giorni anche a Piazza Duomo, dove andremo a vedere come il nostro progetto Eccellenze Calabresi in qualche modo precorre tutto un movimento italiano legato alla valorizzazione del bel paese. Siamo stati invitati a prospettare il punto di vista del progetto Eccellenze Calabresi in una importante riunione al Circolo della Stampa milanese. Lì presenteremo i risultati del nostro progetto, che in qualche modo è un modello in Italia, e chissà che non arrivino ancora delle sorprese da questo punto di vista. Adesso è davvero tutto, lascio per un attimo le parole alle immagini che intanto vi fanno comprendere l'importanza di questo sistema fieristico, quanti attori e soprattutto che tipo di attori siamo noi, ovvero la Calabria. Tante cose nella nostra regione in qualche modo cambiano, si evolvono, ma in quello che è il turismo, che è un punto di riferimento della regione, ecco, almeno anche per noi operatori del settore, un punto di riferimento di anno in anno c'è, ed è Pasquale Anastasi, direttore dell'assessorato al turismo. Una fiera internazionale sempre più importante in uno scenario più complesso, quello della globalizzazione. Ecco, quali carte sta giocando la nostra regione per trovare una propria nicchia qualificata di mercato? Questo mercato si fa sempre più difficile e complesso, è un mercato che ha bisogno di innovazione, ha bisogno di nuove idee, ha bisogno di risorse, ha bisogno anche di capacità professionale da parte degli imprenditori, degli operatori turistici in genere, ma soprattutto ha bisogno di progetti strategici da parte delle amministrazioni pubbliche. Ci stiamo attrezzando attraverso i programmi operativi regionali, i POR 2007-2013, ma anche attraverso altri strumenti molto complessi di programmazione integrata, che sono i POIN, i programmi interregionali, e anche i PAIN, che sono fondi statali che vengono integrati al complemento di programmazione europea. Stiamo lavorando su questo, il tavolo tecnico nazionale ci ha dato già le prime risposte, in questo tavolo abbiamo già presentato dei progetti per i parchi della Calabria, dove c'è una buona parte di fondi regionalizzati, circa 300 milioni di euro che nei prossimi anni fino al 2013 verranno investiti nel campo del turismo. Ma questo non basta. Non basta, perché abbiamo anche delle criticità. Noi siamo soddisfatti della stagione 2009, abbiamo previsioni più rosee per il 2010, però dobbiamo anche parlare delle nostre criticità, del nostro prodotto turistico, che c'è qualcosa che non va, e parlo della linea dei trasporti. Ancora soffriamo sui trasporti. La Calabria è molto lontana dai mercati internazionali perché è difficilmente raggiungibile. C'è un aeroporto che in estate scoppia, ma in inverno soffre un po', quello di Lamezia Terme. L'aeroporto di Reggio stenta a decollare, Crotone adesso sta trovando una sua dimensione, ma dobbiamo mettere assieme questi tre strumenti. I treni, come va? Il nuovo treno veloce, insomma, ha aiutato un po', ancora è critico? Ma è ancora un po' critico, perché l'alta velocità non è arrivata del tutto. C'è questo
questa freccia d'argento che va da Reggio Calabria a Roma, ma non è turistica, insomma. E sull'autostrada che tempi, perché questo manca come informazione, che tempi reali avremo secondo te? E questa è la tragedia vera del nostro turismo da un decennio. Dal 2000 che sono iniziati i lavori, non si sa quando finiranno. Noi avevamo un grande movimento turistico sul gommato, sul sistema di trasporti gommato, sia privato che quello pubblico, dove molti campani, romani venivano in auto. Ora hanno una difficoltà di raggiungimento, 7-8 ore da Roma, quindi è un'impresa arrivare in estate nella nostra zona. Quindi parlavo del sistema dei trasporti e delle criticità, sono queste che impediscono il vero decollo del turismo in Calabria. Abbiamo due coste, due mari, ecco, parliamo di trasporti. Ecco, una curiosità, invece sul fronte del mare, ecco, siamo strutturati bene o anche lì si può fare di più per avere altri attracchi, porti più funzionali? Beh, noi stiamo cercando di costruire una rete di portualità di primo livello, cioè significa avere ogni 30 chilometri marittimi un attracco, un porticciolo, perché senza una rete di primo livello è impossibile parlare di turismo nautico, ma vanno integrati al balneare altri prodotti. Oltre che a quello del turismo nautico, dobbiamo valorizzare la parte balneare con quella culturale, integrarla con quella naturalistica, con quella enogastronomica. E qui ci siamo presentati con 5 linee di prodotto quest'anno che sono integrate a quella balneare. Il balneare assorbe il 75% del prodotto turistico, ma se noi riusciamo ad integrare l'altro 25% anche nel periodo non estivo, abbiamo raggiunto il risultato con cui stiamo lavorando molto da qualche anno. Un'ultima cosa, ieri tu hai fatto un complimento che sapeva però anche di ulteriore strada importante da tracciare, da consolidare: la presenza degli uomini, gli uomini che fanno il territorio. Ieri hai fatto un complimento al presidente della provincia di Crotone, però appunto questa cosa aveva il sapore di dare una direzione un po' a tutti, di dire dobbiamo venirci tutti, dobbiamo starci tutti, perché il turismo, hai dato anche dei dati straordinari proprio sul PIL interno della Calabria legato al turismo. Devo dire, girando da ieri ad oggi, ho visto diverse presenze, no? I parchi sono ben rappresentati, quindi abbiamo visto Sonia Ferrari, abbiamo visto l'onorevole Pappaterra, insomma sembra che questa tua indicazione cominci ad essere recepita. Ecco, ricordiamolo a chi, quanto è importante dalla piccola città fino ad arrivare, ecco, ai grandi parchi, venire qui in fiera e giocare in questi giorni la partita del turismo. No, io sono convinto, pienamente convinto, per la mia onestà intellettuale e professionale, che il turismo non deve avere colori politici. Il turismo non sta né a destra né a sinistra. Il turismo, con i soldi degli imprenditori, non si scherza. I soldi degli imprenditori non hanno colore politico. Per cui le sinergie tra le diverse amministrazioni, anche se non dello stesso colore politico, devono esserci, e Crotone è una dimostrazione. È stato ieri il comune che di centro-sinistra e la provincia si sono messi assieme, ma anche altre realtà lo fanno, e dobbiamo spingere in questa direzione. Io qui da 3 anni ho fatto una scommessa per aggregare tutta l'offerta turistica regionale, pubblica e privata, ho creato il villaggio Calabria, ci siamo riusciti, dove non c'è solo la Regione Calabria come ente, ma ci sono le 5 province, ci sono comuni capoluogo, ci sono quest'anno i parchi che prima mancavano, ci sono gli aeroporti e ci sono altre entità, camere di commercio, economiche e produttive della regione, ci sono anche le attività produttive attraverso il COSER, che presenterà stasera il nuovo ufficio di Milano assieme al nostro presidente. Credo che ci sono le condizioni per poter sperare che il turismo possa finalmente decollare ed essere un'entità importante del sistema produttivo calabrese.